Cari telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo ad Ancona, alla sede della Confartigianato, per la conferenza stampa di presentazione dei prossimi eventi che celebreranno i 70 anni dell'associazione. L'obiettivo è quello di proseguire per la strada già intrapresa, ponendo sempre più l'accento sulla persona all'interno dell'impresa. Gli eventi che si terranno dal 16 luglio al 2 ottobre coinvolgeranno non solo i lavoratori, ma anche le loro famiglie. Ormai l'attenzione che dobbiamo rivolgere sempre di più è verso le persone, cioè questo perché abbiamo perfettamente recepito il messaggio dei nostri soci, che è quello di valutare, di poter dare, ricevere soprattutto, diciamo, dall'associazione un supporto a tutte quelle che sono le problematiche, a partire dalla famiglia, a partire dalla persona, e quindi non solo per l'impresa, cioè l'impresa si sviluppa dove si sviluppa anche il benessere delle persone, e questo è un dato oggettivo, ovviamente. 70 anni di Confartigianato per celebrare una serie di eventi centrati sull'impresa, la persona e le famiglie. Sì, 70 anni di storia di un'associazione che si è evoluta. Questo è un po' il messaggio che vogliamo mandare. È un'associazione che si è evoluta, che partendo prima da curare quelli che erano esclusivamente gli interessi delle imprese, oggi invece si scopre a dover curare e dover supportare quelle che sono le visioni e le esigenze delle famiglie e delle persone, perché all'interno delle imprese è sempre più importante il valore della persona, è sempre più importante anche per la piccola impresa fidelizzare i propri collaboratori. Quindi questa è un po' la scommessa del futuro, e questo è l'impegno che noi dobbiamo portare avanti come associazione, e questo è quello che ci siamo programmati di fare. Insomma, ecco, siamo sempre più attori sociali che devono essere utili appunto a tutto il comparto sociale che abbiamo intorno, e soprattutto abbiamo anche il compito di valorizzare i territori all'interno di cui operano queste imprese, perché il presidio del territorio significa mantenimento dell'impresa, e il mantenimento dell'impresa significa appunto ricchezza per tutto il territorio. Ecco, questa è un po' la scommessa del futuro, e questa è la sfida che andiamo ad affrontare. Un traguardo importante che coincide con una fase di profondi cambiamenti che toccano l'economia e la società. Sì, abbiamo visto cosa è successo con il Covid nel 2020, cioè siamo veramente in periodi di grandi trasformazioni in brevissimo tempo, e anche le piccole imprese devono adattarsi a questo. Abbiamo dovuto adattarci come persone, ma dobbiamo far adattare anche le nostre imprese. Due guerre che ci sono vicino ai nostri confini, possiamo dire, hanno creato situazioni anche lì di grande preoccupazione, però abbiamo visto che i piccoli stanno reagendo, e la ricerca di nuovi mercati, la ricerca di nuovi partner. Ecco, queste sono le scommesse e le sfide che dobbiamo cercare di affrontare insieme, non naturalmente solo con i nostri associati, ma anche con altri partner, come appunto l'università, che ci supporta in questo percorso di crescita da tanti anni e che è un nostro partner fondamentale. E a proposito, con l'università avete fatto degli studi non solo per il benessere presente, ma anche per quello futuro. Sì, l'università è un po', come dire, il nostro tutor che ci aiuta ad avere una visione per il futuro, una visione che naturalmente dobbiamo essere bravi, come succede all'interno dell'impresa, di adattarla e di adattarci in maniera continua. Ecco, con loro stiamo facendo un grande lavoro da questo punto di vista, e comunque è fondamentale per noi il loro supporto. Ci siamo tanto domandati come celebrare questa ricorrenza. Sicuramente dopo il Covid c'è stata una rielettura complessiva di tutti i contesti globali, da un punto di vista mondiale, territoriale, che non possiamo più tenerne conto. Quindi abbiamo voluto questa ricorrenza con una visione differente, quindi come Confartigianato, come attore sociale per la comunità. Non siamo solo un'aggregazione di imprenditori, noi rappresentiamo ovviamente le imprese, ma vogliamo avere e cerchiamo sempre di avere una funzione sociale. Cioè, oggi crediamo che l'economia non abbia senso se non è collegata a un contesto sociale. Quindi l'idea di questi 70 anni ha proprio quello di avvicinare l'imprenditore, il mondo dell'impresa, alla persona, alla famiglia e al territorio. Per questo abbiamo organizzato una serie di eventi, partendo da un consiglio direttivo, che è l'organismo di indirizzo politico dell'associazione, dove incontreremo i nostri 100 dirigenti e racconteremo insieme al Presidente della Regione, al magnifico Rettore, i questi 70 anni, ma con una visione di futuro.
Poi ci saranno tante altre iniziative che andranno a toccare tutto il territorio, fino ad arrivare al 14 di settembre, dove organizzeremo al Teatro delle Muse, insieme ad ANCOS, che è la nostra, diciamo, associazione del terzo settore, un evento con Vincenzo Schettini, Paolo Ruffini e Giuseppe Lavegna, coordinati dal giornalista del TG1 Micaela Palmieri, un momento per riflettere sul tema dei giovani, la passione per il lavoro, l'appassionarsi al territorio. Ecco, noi bisogna che ragioniamo sempre su un futuro, e il futuro è dei giovani, dei ragazzi, e dobbiamo aiutarli veramente a costruire un qualcosa di positivo. Poi ci saranno altri eventi: il 7 settembre organizzeremo una giornata per la famiglia, il 20 di settembre saremo al Senato con gli imprenditori, con i nostri amministratori, per ragionare di territorio, quindi territorio e confartigianato, innovazione convergente, il titolo del convegno, perché dobbiamo prepararci a un contesto complesso e molto difficile, e quindi l'obiettivo di questa iniziativa, di questa serie di iniziative, è ragionare su dei focus che non sono tradizionali del mondo associativo. Parleremo dei problemi, dei tanti problemi che vivono le nostre imprese, ma quello è il nostro lavoro quotidiano, che ovviamente sarà presente. Questo è invece un'iniziativa differente, proprio per rappresentare i nostri 70 anni. Un programma ricchissimo che vede protagonisti non solo i lavoratori ma anche il pubblico, quindi diciamo ai nostri telespettatori dove poter trovare tutte le informazioni. Sì, mettiamo al centro la persona. Tutto quello che noi andremo a organizzare ovviamente è gratuito, offerto al nostro territorio, e si potrà essere aggiornati tramite i nostri canali social oppure sul sito www.confartigianatoimprese.net. Queste celebrazioni per i 70 anni nasce da una riflessione che avete fatto sul contesto che è cambiato dopo il Covid. Com'è cambiato? È cambiato tantissimo, sia il contesto mondiale che il contesto nazionale, il contesto che noi viviamo quotidianamente, anche le relazioni tra le persone. Quindi Confartigianato non vuole essere solo un aggregatore di imprese, ma vuole essere un'associazione che ha a cuore proprio il tessuto sociale. È cambiato anche il modo di relazionarsi tra le persone, anche l'accesso al mondo del lavoro è cambiato fortemente. Quindi ci sono delle dinamiche talmente differenti rispetto al quale è opportuno concentrarsi e riflettere e cercare di ricostruire quel senso di comunità che oggi secondo noi è sempre più indispensabile per costruire un futuro per il nostro territorio, per i nostri giovani. Confartigianato sta cercando di mettere in campo anche dei progetti molto concreti per essere vicini, e non solo l'invecchiamento attivo, perché poi quando uno arriva a una certa età, che ha fatto una carriera come lavoratore all'interno di un'impresa, si trova a rimanere fermo, e questo è un problema. E quindi anche da questo punto di vista cerchiamo di essere vicini ai nostri associati organizzando iniziative, una tra le quali ci tengo ad annunciarvela, sarà proprio il 7 settembre, che è la festa del socio. È un'emozione, e come dicevo prima ci fa capire il tempo che passa e quanto impegno è stato messo sia dall'associazione che dalle unità che la compongono, che sono sia all'interno dell'associazione ma anche all'interno delle imprese. Il tempo che passa, che ci deve far riflettere anche sulla qualità della vita, è quello, è un aspetto molto molto importante. Io rappresento i pensionati e questa categoria va curata in maniera particolare, perché le esigenze crescono e perché il divario con la società può crescere se non supportati, per esempio, per capire le nuove tecnologie. Ma soprattutto l'aspetto più importante è quello sanitario. Noi stiamo osservando che c'è un problema grave nel settore sanitario di assistenza, e questo va colmato. Va colmato tutto quello che noi possiamo fare, lo stiamo facendo e lo faremo, e molto riguarda sull'invecchiamento attivo, ma come è stato già detto anche sullo screening, per esempio, quindi sulla prevenzione. Sono molte le collaborazioni che stiamo stringendo con professionisti del settore sanitario proprio per essere vicini ai nostri pensionati, alle persone che hanno bisogno. È importante che non passi il messaggio che sia normale stare male.
normale aspettare, perché questo non va bene, non è normale. È normale invece che ci sia l'assistenza, è normale avere delle persone vicino, è importante anche che ci sia la possibilità di curarsi e di rimanere attivi. E ricordiamoci anche, dal punto di vista dell'invecchiamento attivo, del patrimonio enorme che gli imprenditori che sono arrivati ad essere in pensione hanno, non solo nel mestiere, ma anche come esperienza di vita. E questo è un tesoro che può essere trasmesso alle nuove generazioni. Quando si parla di impresa, si parla anche di un bagaglio di esperienza enorme. E oggi molte persone che vanno in pensione sono ancora molte attive, molto attive. Quindi in che modo supportarle e coinvolgerle? Questo può essere fatto sia all'interno delle aziende, ma io ritengo che l'operazione più interessante per tutti sarebbe di coinvolgere i pensionati nelle scuole e quindi creare dei momenti in cui questo tesoro di esperienze possa essere comunicato alle nuove generazioni, perché molti non sanno che non serve essere per forza laureati o è indispensabile fare un percorso che porti a fare un lavoro da dipendente, ma si possono con soddisfazione aprire delle imprese e questo arricchisce il territorio. Quindi questo saper fare e questo saper vivere l'impresa può essere trasmesso nelle scuole. Questo è un progetto che potrebbe prendere vita piano piano e quindi fare delle scuole anche di professione, professionali, quelle che un tempo erano le scuole professionali, riprendere quel discorso e utilizzare questo grande bagaglio che hanno i nostri associati. Per questo abbiamo intensificato l'attività di Confartigianato Persone, insieme ovviamente a quella rivolta in maniera specifica alle imprese. Abbiamo creato un fitto calendario legato alla salute e alla prevenzione, stiamo realizzando tutta una serie di incontri informativi su alcune patologie e stiamo promuovendo degli screening gratuiti in collaborazione con l'Istituto Oncologico Marchigiano e con la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona e con la collaborazione di liberi professionisti che si sono resi disponibili. Abbiamo rafforzato l'area del turismo sociale proprio per favorire l'aggregazione, la socialità, lo stare insieme. La stessa festa del socio, che quest'anno ha una veste completamente rinnovata, persegue un po' questi obiettivi, cioè creare un'iniziativa di socialità, di aggregazione, alla riscoperta del territorio, delle eccellenze, perché poi sarà all'interno della Riviera del Conero, mettendoci anche una piccola novità, questa escursione di 3 km che promuove quindi uno stile di vita attivo. Come trasmettere i valori di Confartigianato ai giovani e alle famiglie? Allora, noi lo stiamo cercando di farlo attraverso delle iniziative accattivanti, quindi che possono anche parlare ai giovani. In particolar modo poi stiamo costruendo dei veri e propri progetti che cercano di mettere insieme le famiglie, quindi gli adulti ma anche gli educatori e le nuove generazioni. Abbiamo iniziato lo scorso anno ospitando a Senigallia, a Teatro Paolo Crepè, continuiamo quest'anno con il progetto Connettiamoci, alziamo lo sguardo verso il futuro, che prevede due grandi eventi divulgativi, uno il 14 settembre presso il Teatro delle Muse ad Ancona con Vincenzo Schettini, il coordinamento di Michaela Palmieri e Paolo Ruffini, e un altro il 2 ottobre a Fabriano con Roberta Bruzzoni. Continueremo poi entrando direttamente nelle scuole superiori con dei percorsi cinematografici ai quali poi seguiranno dei confronti con dei psicoterapeuti proprio per sensibilizzare i ragazzi sui temi del lavoro, della responsabilità, dell'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. E infine chiuderemo con dei laboratori invece rivolti alle famiglie e agli educatori per anche qui capire come rapportarsi al meglio con i giovani, con i ragazzi, parlando di emotività, di adolescenza serena e di genitorialità 4.0, quindi una vera e propria scuola per famiglia. Un percorso completamente gratuito che realizziamo in collaborazione con ANCOS e con l'associazione Di Te. Quindi invitiamo soprattutto i giovani a visionare il programma, che è ricchissimo, addirittura ci sono appuntamenti di moda di ogni genere, quindi ripetiamo dove poter trovare tutte le informazioni. Sarà un autunno dense di appuntamenti anche piacevoli per passare quindi anche una serata differente. È tutto gratuito, previa ovviamente iscrizione, che sarà possibile farlo attraverso i nostri canali social o sul sito di Confartigianato www.confartigianatoimprese.net. Il tentativo che verrà fatto, e secondo me in questo momento diventa particolarmente rilevante,
è quello di evidenziare il fatto che l'impresa è un attore sociale e quindi di conseguenza lo sono anche i corpi intermedi e in questo caso specifico Confartigianato. Perché attore sociale? E proviamo a fare una riflessione nei confronti del territorio, perché l'impresa permette di far rimanere le persone nel territorio e se rimangono le persone abbiamo ovviamente tutto il tema dei servizi che diventa fondamentale, cioè il ruolo dell'impresa va al di là dell'aspetto prettamente economico e questo concetto di attore sociale nel territorio, per il territorio, per mantenere il territorio, pensate che significa un territorio senza imprese, ma lasciamo da parte l'aspetto economico, proprio dal punto di vista sociale, è un territorio che non vive più. E quindi da questo punto di vista credo che sarà importante evidenziare questi aspetti e questo verrà fatto con diverse manifestazioni particolarmente interessanti. Noi abbiamo un po' lavorato anche sulla progettazione innovativa, mai come quest'anno innovativa, di questi eventi. Per cui credo che sia un'occasione interessante per riflettere, per comprendere il valore delle organizzazioni e per capire come queste, in un momento molto particolare e molto critico, quale quello che stiamo vivendo, non c'è dubbio perché gli ultimi indicatori economici marchigiani che abbiamo esaminato nei vari rapporti, anche nel nostro Trend Marche, segnano quantomeno una stabilità in alcuni casi e in altri casi un decremento. È appena conclusa la conferenza stampa, dalla sede della Confartigianato è tutto, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.